Cari miei, cari tutti, care tutte, bentornati. È un po' che mancavo perché è un periodo particolarmente difficile. Non che sia difficile da un punto di vista, è molto pieno di roba, ecco, da fare. Però torno a voi con un video spesa, come avrete visto dal titolo, perché è un po' che non pubblicavo un video spesa, è un po' che non pubblicavo un libro in generale, per cui mi sono detto, siccome sono andato all'Eurospin e sarà una delle ultime volte che andrò all'Eurospin, perché dopo il trasloco non ci sono Eurospin nemmeno relativamente vicini, per cui diventerà difficile, va da sé che ho detto, ok, via. Partiamo subito, sono 30 euro di spesa, quindi cercherò di essere molto rapido e questa prima parte è dedicata a tutto ciò che non è surgelati, perché poi ci sarà la parte surgelati che farò successivamente perché altrimenti si scongelava tutto. Ci tengo a dirvi, come potrete vedere, che sono tornato alla vecchia fotocamera, videocamera famosa che io adoro perché mi aiuta nei momenti di sconforto fino a quando non capirò le impostazioni della webcam, perché l'altro video tra audio e video stesso non era chissà che cosa, quindi vedremo. Sentite, io parto random e parto subito. Cominciamo col settore carne, così mi odiano già tutti i vegetariani in partenza e i vegani non ne parliamo proprio. Ho comprato delle sovraccosce di pollo senza pelle. Sono 350 grammi più o meno, 1,62 euro. Io il pollo lo utilizzo molto, mi piace molto, è carne bianca, quindi posso mangiarla con una frequenza maggiore rispetto alla rossa. E ne ho presi, come potete vedere, due. E questi li faccio al forno molto spesso, oppure in padella, senza ovviamente aggiungere nient'altro, quindi olio e compagnia bella, perché non posso farlo. Mi sono concesso, qua andiamo un po' più sul pesante, mi sono concesso per una volta, perché non lo compro mai, questo lo posso assicurare, il fegato. 2,23 euro sono circa 400 grammi di fegato. L'immagine è molto purulenta e abbastanza splatter, però fegato. Mi piace moltissimo. Lo mangio, credo una volta ogni 10 anni, lo farò insieme alle cipolle. Poi ho comprato una bottiglia di olio Frantoio La Rocca, olio extravergine di oliva, 3,59 euro, mi sa, avevo scritto da qualche parte 3,59 euro di olio. Non mi ricordo se vi avevo detto il prezzo del fegato, 2,23 euro. Non sono più avvezzo a fare i video spesa, dovrei farli un po' più di frequente. Andiamo avanti. Adoratissima, veneratissima, meravigliosa pasta dei tre mulini, pasta integrale dei tre mulini, eccola qui. Mezzo chilo per la modica cifra di, ovviamente non sarà scritto su questa confezione perché ne ho prese diverse, comunque 69 centesimi. La pasta integrale mi ha conquistato, è stata una delle scoperte di questo regime alimentare. Buona, gustosa, mi piace tantissimo, mi piace molto di più della pasta normale, soprattutto in alcuni contesti. Per esempio, la pasta fredda con questa pasta, adesso che arriva l'estate, secondo me è una gioia. Quindi ho preso diversi pacchi, ve li farò vedere man mano che usciranno. Comunque, mezzo chilo, 59 centesimi ho detto, e sì. Ecco, per la serie Luca e i tentativi di mangiare di più, a 1,19 euro 500 grammi di pane di segale, sempre della Tremulini, che è una marca, io credo, prettamente dell'Eurospin, ma non solamente, suppongo. Pane di segale 1,19 euro. Perché mangiare di più? Perché posso, in base alla farina utilizzata per i lievitati, posso aumentare o viceversa devo diminuire il dosaggio. Il pane di segale è quello che ha il dosaggio più alto, posso mangiarne 120 grammi, questi sono 500, va da sé che questa confezione durerà un pochetto, magari abbrustoliti, secondo me questi non sono per niente male. Buoni, mi piacciono.
Sempre per la serie Variamo durante una dieta, che secondo me è fondamentale, sto imparando ad apprezzare tutta una serie di nuove scoperte, di nuove mode, perché così vanno chiamate, che riguardano il latte. Ho provato ultimamente il latte, di soia, ho provato anche il latte di nocciola. Ovviamente io sto attento a capire, diciamo, dal prospetto, come siano messe le calorie rispetto al latte vaccino, e in entrambi i casi, sia quello di soia che quello di nocciola della Granarolo, che ovviamente non ho qui perché l'Eurospin non ha la Granarolo, sono più bassi in termini di calorie, ma migliori in termini di fibre, insomma, e composizioni varie. Al prezzo di 99 centesimi ho preso un litro di bevanda alla soia. E, arricchita con tantissime cose della Sunny Nature, e buona, a me piace tanto. Dipende da quale si compra e da dove si compra, perché alcune sanno veramente di soia, altre hanno un gusto un po' più dolce, quasi tendente alla mandorla. Voi direte: Luca, ma tu sei fuori di testa? No, vi giuro che mi è successo, eppure era solo e solamente soia, perché io vado sempre a vedere gli ingredienti quando compro qualcosa, specie in ambito di dieta, no? Adesso che c'è questa cosa. Procediamo e andiamo al settore pseudobibite, questo per quanto riguarda per esempio la merenda pomeridiana oppure lo spuntino di metà mattino, yogurt da bere della Land. Questo in particolar modo è ciliegia e vaniglia, quindi mi ha attirato moltissimo perché sono con lo 0,1% di grassi, è uno yogurt magro, però è alla ciliegia e alla vaniglia. E questo è venuto, adesso ve lo dico subito perché c'ho pure l'altro, circa... non si legge una mazza, infatti, vabbè, niente. Comunque sarà venuto intorno ai 69-79 centesimi. Questo in particolar modo è mela e mango, questo invece è ciliegia e vaniglia, tutti e due della Land, come si chiamerà, e mi piacciono perché in realtà questa è la prima volta che li provo, però gli yogurt da bere sono un'ottima soluzione, perché a me lo yogurt, diciamo così, classico, normale, tende a rimanermi un po' sullo stomaco. Questi da bere invece riesco a digerirli con maggior facilità. Per cui in questo caso sono stato molto contento dell'acquisto. Immancabili le banane. 60 centesimi, 3 banane, sono venute un pochetto. Ecco, c'è una cosa che non mi piace di questo Eurospin, sappiatemi dire se è di tutti. La frutta non la puoi pesare tu, la pesano direttamente alla cassa e tu non sai quanto hai speso, cioè non ci sono le bilance. Questa è una cosa che mi snerva particolarmente, perché io tendo durante la spesa a tenere il conto delle cose che compro per rientrare in un determinato budget. Voi direte: non sono le banane che fanno la differenza, però se avessi saputo che 3 banane sarebbero venute 60 centesimi, probabilmente le avrei lasciate. E invece l'ho scoperto all'ultimo. A 99 centesimi, filetti di sgombro oro mare all'olio di semi di girasole. Lo sgombro è un pesce particolarmente grassoccio, mi sa che lo dico già in qualche altro video, quindi ne posso consumare la quantità di una scatoletta, cioè 85 grammi sgocciolato, però saltuariamente, non è uno di quei pesci che ci si può concedere con una certa frequenza, come viceversa posso fare con il tonno, che ovviamente costa molto di più. A 1 euro ho comprato il pecorino romano DOP. Se avete della pascoli italiani, solo latte italiano, mi sa, però non ce ne frega niente purché sia buono. Adesso non è che l'Italia è garanzia di qualità. La cosa che però volevo dirvi è che, insomma, se avete nei pressi di casa vostra un Eurospin, andateci perché alcuni prodotti sono a 1 euro. Io posso comprarne pochi perché magari, ecco, c'erano offerte sugli affettati, qualcuno l'ho anche preso, però io posso mangiare poca roba. Anche questo rientrava nell'offerta 1 euro. Mi sembra più che onesto e più che positivo. Sono 100 grammi e quindi per quanto ne posso utilizzare. Ecco, a proposito di affettati, 1 euro entrambi, sia 100 grammi di arrosto di tacchino affettato,
Buonissimo, io mi piace tantissimo l'arrosto di tacchino, lo mangio anche quando non sono a dieta, a maggior ragione quando sono a dieta, e anche il prosciutto cotto alta qualità con solo il 2% di grassi rispetto a che cosa non si sa, però questi sono 120 grammi, anche questo 1 euro. Quindi nel settore affettati diciamo che ho preso questi due e qui chiudiamo la faccenda. Per la serie non posso più farne a meno, zucchero di canna della Dolciando, zucchero grezzo di canna, sono 500 grammi, 89 centesimi, sto amando tantissimo lo zucchero di canna, non so se faccia meno male di quello bianco effettivamente, perché secondo me le leggende sono tante ormai sui prodotti, so però che mi garba molto di più e quindi lo utilizzo nel caffè e basta, nel latte la mattina. Perché insomma dolci non se ne fanno qui, cioè, è inutile che stiamo qui a fare. Per il prezzo di Emo, valla a trovare 99 centesimi, ho preso 500 grammi di rape rosse. Io le chiamo rape rosse, qui c'è scritto barbabietole rosse, qualcuno le chiama carote rosse. In ogni caso sono queste, le avrete, suppongo, riconosciute. Sono già cotte, queste si aprono, io le apro, mi piacciono moltissimo. Le apro, le taglio a fettine, a pezzettini e le condisco con l'olio che ho a disposizione. Per il pranzo o nel caso della sera per la cena. Le preferisco a pranzo perché la sera mi rimangono un po' indigeste, influiscono molto sul colore degli escrementi vari, quindi non vi preoccupate se noterete del rosso in più perché sono loro. Può succedere perché io la prima volta. A 1 euro è 29, 30. Una candela profumata ai frutti di bosco. Un profumo meraviglioso. Spero che conservi questo profumo. Vedete com'è? Spero che conservi questo profumo anche una volta accesa, perché a volte c'è questo giochetto maledetto. E sì, frutti di bosco. Vabbè, insomma, poco altro da dire. Guadagniamo tempo. Altro che guadagnare tempo qua. Andiamo avanti, per 95 centesimi, che bello fare i video spesa, mi rilassa talmente tanto. Poi non so se questo rilassamento arriva anche dall'altra parte, però per me sono rilassantissimi. 95 centesimi, 800 grammi di fagiolini fini. Io che dedico tutti quanti ad Andrea, che una volta mi disse: come mai non ci sono i fagiolini nella tua dieta? No, i fagiolini ci sono, non mi garbano particolarmente, però insomma 95 centesimi. Voi direte: ma quell'imbarattolo, ho capito, figli miei, ma io non, cioè, nel senso, non sono adatto a determinati compiti. E, vi farò sapere come sono. Delizie del sole, insomma, 95 centesimi, secondo me si poteva fare. Un po' scomodo il fatto che sia eccessivamente grande, perché poi ovviamente io li dividerò in due tranche, perché tutti va da sé che insomma è impossibile farlo. Però non mi sembravano male. Oh, adesso entriamo in una fase che però riassumerò. Ho comprato una quantità spropositata di legumi, tutti quanti a 35 centesimi. Sono sempre delle delizie del sole, sono lenticchie, ma sono anche ceci, e ho comprato anche qualche fagiolo. Ecco i fagioli borlotti, perché i cannellini non mi garbano più di tanto, tutti a 35 centesimi, ne ho presi un po'. Perché io consumo parecchio i legumi, mi piacciono moltissimo e tendo ogni tanto anche a sostituirli alla carne per cercare di consumarne di meno. A 75 centesimi una robiola piccola della Landland, oddio, sappiatemi dire voi, però comunque sarà venuto sbagliato in tutto il video. Sono 100 grammi, esattamente la porzione che io posso mangiare della robiola, vedete? E quindi vabbè, una mini porzioncina per un pranzo mi va bene, 75 centesimi, ma ne ho presa solamente una. Vedete, a proposito di quel che vi dicevo prima, qui ci sono le farfalle integrali, sempre della Trembolini, ve ne stavo parlando prima, vediamo se è qui che ho segnato il prezzo, perché io. Ah, eccolo qui! Altre farfalle, allora sono 59 centesimi, avevo ragione, 59 centesimi integrale, Tremulini, bontà divina, compratela pasta integrale, concedetevela una volta
e secondo me può diventare una validissima alternativa. Sempre in offerta della categoria 1 euro, questo Invisible deodorante neutro della Mier, che dice proprio sporco come non so che cosa, your body. Cioè, capito? E near, near mi pare che fosse vicino, no? Quindi vicino al tuo corpo, insomma, ti palpa e neutro, dice che non lascia residui, che sono 48 ore di protezione e soprattutto che non ha alcol. Io non ci credo che siano 48 ore, nessuno arriva a 48 ore, però, beh, neutro, talmente neutro che. Vabbè, vi farò sapere. Ah, ecco qui. Questo è anche interessante, 89 centesimi questo, sempre delle delizie del sole nel reparto scatolame, funghi champignon, sono 380 grammi ovviamente con l'acqua, se no sono 190, 89 centesimi, champignon, questi mi piacciono molto, mi piace veramente molto, sto amando moltissimo i funghi in questo periodo. Poi qui è rimasta altra roba che è inutile secondo me che vi faccio vedere. Altri funghi, altri fagioli borlotti che abbiamo già visto, altre lenticchie, altri ceci. Un'ultima cosa, prima di passare al reparto surgelati, ve la voglio far vedere, al costo di 99 centesimi, yogurt colato greco su uno strato di vaniglia. Però, è con lo 0% di grassi della marca Meteora. 99 centesimi, secondo me può essere un'alternativa buona, perché lo yogurt greco mi piace quando non è bianco, mi piace moltissimo e trovare uno yogurt alla vaniglia che sia comunque allo 0% di grassi è una cosa di quelle strong, very lucky, molto fortunate. Va bene ragazzi, questo è quanto. Adesso interromperò, andrò a recuperare i surgelati perché lì ci sarà da ridere e ve li farò vedere. Intanto metto a posto sta roba e niente, tutto qui, diciamo. Io poi quando faccio i video spesa mi chiedo sempre, ma io sti 30 euro, ma per che cosa li ho spesi? La risposta è meglio non averla. Eccoci, qui vi dovrete sorbire me che cerco sullo scontrino perché altrimenti non c'è verso. Però, per quanto riguarda i surgelati vuole, sono molto contento e molto soddisfatto. Allora, oh, questi sono i primi. 1 euro. Ah, vedete, sempre che rientrava nelle offerte di 1 euro. 600 grammi di broccoli a rosette. Molto buoni i broccoli, specie se fatti con molto aglio, non ci si potrà avvicinare, ma francamente. E quindi questi sono venuti 1 euro, 600 grammi, e va da sé che adesso il consumo della verdura è esponenzialmente più alto, ovviamente. Infatti questa volta, non so se capita a tutti, questa volta quando sono andato a fare la spesa lì all'Eurospin mi sentivo, perché io non ci andavo da quando, da prima della dieta all'Eurospin, e lì ho comprato, infatti vi metterò il video qui da qualche parte, si chiama proprio la mia ciccionissima spesa da Eurospin, in cui ho preso di tutto di più. Questa volta che non potevo permettermi tutto, ma anzi, ero un po', cioè mi veniva in mente, dicevo, ma c'è poca roba, insomma, è stata una sensazione stranissima. Ma procediamo, che sennò qua si rompono le acque. E Dio, no, questo no. Aspettate un attimo, fate finta che io vi stia intrattenendo. Ah, eccolo qui: minestrone 99 centesimi. E questo, no, è questo qui. Sempre delizie del sole 99 centesimi. Eccolo qui: sono 600 grammi di minestrone che va benissimo, ovviamente ho qualcosa in gola, va benissimo per due volte, perché insomma 600 grammi, uno divide 300 e 300, per quanto io non abbia assolutamente da pesarlo il minestrone, però insomma poi se diventa troppo, sono 600 grammi e niente, quanto avevo detto? 99 centesimi, mi pare buono. Procediamo e andiamo a questo contorno grigliato. E contorno grigliato che adesso papparero, paripappa, adesso troverò la banana, no, fagioli, allora dunque, beh, ecco qua, vedete, questi sono unisex.
No, ah, vabbè, il secondo, ecco, contorno misto, 450 grammi, 1,49 euro. 1,49 euro. Beh, sì, non so come sia finito nel mio carrello, ma insomma, contorno grigliato 1,49 euro, sono 450 grammi e ci sono dentro tanti ortaggi grigliati. Patate, zucchine, melanzane, peperoni, cipolla, aglio, basilico, origano, insomma, mi pare positivo anche questo per quei contornini, sapete, quando c'è la carne o quando c'è, per esempio, non so, una mozzarella, qualcosa così. Allora, oddio, a 1,39 euro, sempre sul filone dello sgombro, quindi da mangiare rigorosamente una volta ogni 10 anni, un trancio di salmone. Sì, voi lo vedete così, sembra brutto, congelatissimo, un trancetto di salmone che pesa un etto e mezzo, sono 100, 0,162, 1,39 euro. Ogni tanto si può fare, davvero ogni tanto, al forno, piuttosto che, non so, in padella, con l'acqua condita da varie spezie, no? Pomodorini, le cose così. Io amo molto il salmone e quindi aia. E quindi preso subito. Ne mancano pochi. Questi sono dove saranno scritti qui? Filetti di pangasio 2,99 euro. Questi sono costati un po' di più. Sono 480 grammi netti, quindi senza acqua. E sono appunto filetti di pangasio. E, vedete, pesce, beh, per il pesce qualcosina si spende, insomma, anziché non lo compro fresco perché non è proprio roba per me. Poi non amo molto il pesce, però lo compro e lo consumo. Per evitare di mangiare sempre il tonno, questi filetti di pangasio che non hanno nemmeno la bontà di avere una marchettina, cioè nessuno li riconosce come propri, 2,99 euro, mezzo chilo. Non so, secondo me si poteva fare. E infine chiudiamo con la delizia delle delizie. Non so se però sono su questo scontrino o sull'altro, ma comunque a 1 euro perché rientravano nell'offerta di 1 euro i piselli fini. Dra! Che cosa vorrà mai dire? È un pisello che si rompe? Un pacco che cade a terra? Gra! Va bene, piselli fini e anche questi, insomma, 1 chilo sempre delle delizie del sole, sono coltivati in Italia, sono piselli italiani. E 1 chilo, 1 chilo, 1 euro, mi sembrava, no, ma 1 chilo, sì, 1 chilo, 1 euro, mi sembrava buona come cosa. Va bene, ragazzi, qui mi si scongela tutto, per cui il video spesa all'Eurospin termina qui. Io saluto i nuovi iscritti, saluto qualche iscritto che nel frattempo se n'è andato e a lui sentitamente dico piripi. E per il resto vi do appuntamento al prossimo video. Vi giuro, non faccio passare così tanto tempo. Ve lo prometto, anche perché. C'è anche perché cosa? Niente, cioè, creiamo un po' di suspense. Poi mi invento qualcosa. E ciao a tutti, grazie. Se vi va di iscrivervi, pare che sia gratuito. Il pollicino pare che sia gratuito, ma in ogni caso, grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Sono orribile nei saluti, capite? Non so mai quando è il caso di smetterla.